in compagnia di una splendida platinette. La ringrazio, non lo dica perché sennò va a finire che ci credo. Com'è stato arrivare a ballando? Cioè, cos'è che ti ha portato su questo palco così importante e impegnativo anche? Guarda, credo mi abbia portato a ballando la mia esperienza di Sanremo di un anno fa, perché nonostante la meraviglia di una canzone strepitosa come quella scritta da Grazia Di Michele e tutto l'impegno che ci ho messo, perché Grazia è una maestra notoriamente molto, insomma, dura, ed è riuscita pure a farmi cantare, non avevo il fiato sufficiente per farlo. Quando ho visto quelle scale mi è venuto un attimo di panico mostruoso e ho elaborato fin da allora che dovevo cambiare registro, non necessariamente diventare magro, ma calare un po' di peso per potervi permettere di fare qualcosa che non fosse star seduto in un talk a dire qualcosa. La motivazione è stata quella, il resto è venuto un po' da sé, perché una persona che si occupa della mia attività dal punto di vista della scelta o della gestione insieme e che cosa fare, mi ha fatto semplicemente un elenco di cose e alla voce ballando ho detto sì, certo, mancherebbe altro che quello. Però mi si è illuminato un mondo, ho detto se quello che cerco di fare io per me stesso, che è dimagrire, che è assumere in questo caso un ruolo, insomma, di persona che può essere più autonoma e autosufficiente, viene abbinato a un'attività professionale che francamente sulla carta nessuno poteva immaginare fosse adatta a me, devo arrivarci in tempo per poterlo fare. Dopo Sanremo mi ero lasciato un attimo andare per la gioia, perché eravamo andati in finale, ho goduto, abbiamo fatto la tournée e in estate è stato tutto meraviglioso, mentre l'estate era in corso ho detto no, adesso devo prendere una decisione, non si può vivere solo di rock and roll, ecco. Questo è stato, e poi Milly alla proposta è impazzita dalla gioia e abbiamo concretizzato, però il percorso è soltanto a metà, io devo continuare. Senti Platì, in conferenza hai detto tra l'altro che c'è un messaggio bello della RAI che sta cambiando, visto che c'è il tuo ritorno. Poi c'è stato anche durante il festival tanti artisti che hanno portato i colori dell'arcobaleno, che ne pensi? Guarda, sul Rainbow a Sanremo ho avuto molte perplessità, nel senso non che fosse più o meno indicato o indicativo che chi lo portasse fosse a favore della Cirinnà o di parte della Cirinnà. Mi è dispiaciuto che si possa aver pensato che chi non l'ha messo non avesse la stessa inclinazione dal punto di vista del pensiero. Non ce l'avevano, no? Ecco. Quindi forse il contesto andava magari spiegato nel contesto, perché nessuno ha verbalizzato il perché ci fossero, né gli artisti che le indossavano, né il conduttore che evidentemente pensava fosse meglio sorvolare e accettare come dato di fatto senza intervenire. Per quanto mi riguarda non credo che in questo caso, in questo contesto, in questa trasmissione ci siano delle ulteriori sottolineature che vadano fatte. Il fatto che nella prima puntata, ribadisco, io sia un concorrente, spero di esserci anche nella seconda, e che nella prima c'è Concita Wurst, dice già molte cose. Siamo qua per fare spettacolo, al di là delle nostre personali inclinazioni. Chiusa la porta di casa nell'ambito del lecito, ciascuno di noi, o nel mio caso toglie una parrucca, o in quel caso le regalerò una lametta da barba e se la tagli, se ritieni di dover cambiare, però ecco, ha la libertà e soprattutto un consenso nel potersi esprimere. Questo mi piace della RAI, non ero sicuro perché prima non mi era mai accaduto, ho fatto sabato sera ma altrove e quindi adesso ho la sicurezza che si può fare anche qua. Qual è il ballo che temi di più? In assoluto il Charleston, ho paura che mi si frantumino i femori insieme alle tibie e ai peroni. E la triple esposta, dato che l'ho già provata come frattura, non è delle migliori. Fan Week, proprio nel week, uscite pure, fate quel che vi pare. Se uscite verso mezzanotte, quando più o meno finisce ballando, beh, la serata è splendida. Andate a ballare da un'altra parte, prima ballate in casa, poi ballate fuori.